visto il cielo dalla Terra, è il cielo che fa due modi rotatori, perché dal nostro punto di vista noi ci vediamo fermi e vediamo il cielo che fa due modi rotatori, tutta la volta celeste. Quali sono questi due modi rotatori? Uno lo fa in 24 ore e si chiama modo apparente giornaliero, e uno lo fa in un anno, quindi il cielo fa un modo anche apparente annuale. Ripeto, sono apparenti perché in realtà è la Terra che gira su se stessa intorno al Sole, però a noi sembra che il cielo faccia due modi, in un anno e in un giorno. Bene, cominciamo dal modo annuale. Benissimo. Allora, vedete che l'asse terrestre è inclinato di circa 23 gradi rispetto al, diciamo, all'asse del Sistema Solare. Cioè, la Terra gira intorno al Sole su un piano così, però l'asse è inclinato di 23 gradi. 23 gradi sarebbero... C'è stato il pennarelli qui, no? Cassetto. Bene. Ecco, 23 gradi sono questi. Tra questo e questo sono 23 gradi, right? Così. Allora, questo asse della Terra non cambia mai mentre la Terra gira intorno al Sole, cioè la Terra trasla, cioè mentre ruota su se stessa, però l'asse di rotazione rimane sempre inclinato così. Quindi la Terra gira intorno al Sole con l'asse sempre inclinato in questo modo. In realtà non fa così. Copernico credeva che l'asse terrestre faceva così in un anno, ma non è vero. In realtà l'asse terrestre fa così in 26 o 24, alcuni dicono 24, come 26.000 anni. Quindi c'è questo modo che si chiama precessione degli equinozi, però dura 24.000 o 26.000 anni. Equinozi. Bene. È come una trottola, no? L'asse terrestre fa così, ma non in un anno come pensava Copernico. Copernico gli faceva fare in un anno così e poi dopo un anno tornava come era prima l'asse terrestre. Invece no, lo fa in 24.000 anni, mentre praticamente nel corso di un anno l'asse terrestre non cambia mai. Rimane sempre inclinato, anzi io l'ho inclinato in quest'altro modo, rimane sempre così. Benissimo. Ora immaginate che il Sole stia qui in mezzo, no? E l'asse terrestre lo vogliamo mettere così, mettiamolo così, lo lasciamo così. Quindi cominciamo da, allora fate finta che il Sole sta qui, cominciamo da questa situazione. Allora il Sole sta qua, i raggi del Sole arrivano in questa maniera qua e l'asse terrestre è inclinato per così, vedete? Bene, allora in questo momento che periodo dell'anno è? Allora, per capirlo, noi dobbiamo riconoscere dove è l'Italia. L'Italia sta qui. Estate. Vedete? Estate. È qui, è estate. Da che si capisce? Si capisce perché i raggi del Sole arrivano quasi perpendicolarmente sull'Italia e sull'Europa, insomma sull'emisfero nord, e lo chiappano pieno così. Qual è l'emisfero nord? L'equatore è qui. L'equatore è questo. Quindi, l'emisfero nord è quello colpito meglio dai raggi solari, l'emisfero sud è colpito da strisce. Vedete, i raggi del Sole... È inverno. Quindi quando è estate da noi è inverno di sotto. Che giorno precisamente è dell'anno? Allora il Sole sta lì, quando il Sole sta, cioè quando l'asse terrestre è inclinato proprio in direzione del Sole, il Sole sta qua, vedete? È il 21 di giugno, è il cosiddetto solstizio d'estate. Quindi adesso è il 21 giugno, è il momento in cui l'emisfero nord è chiappato di più. Più pieno dei raggi solari, è per questo che infatti è estate, perché appunto i raggi solari colpiscono l'emisfero nord quasi in pieno. Questo è uno dei due motivi per cui da noi nell'emisfero nord è estate. L'altro motivo, lo vedremo meglio dopo, è che le ore di luce sono di più delle ore di buio. Per esempio, il giorno dura 24 ore, ma 16 ore sono di luce, il 21, facciamo finta, il 21 giugno, famo finta che da noi più o meno possono essere 8 ore, cioè 16 ore di luce e 8 ore di buio. Questo è il secondo motivo per cui fa caldo d'estate. Quindi due motivi: raggi del sole arrivano belli pieni, poco inclinati. Secondo motivo, le ore di giorno sono maggiori, sono più ore che le ore del buio. Dimmi. Prof, quando da noi è estate, in Australia è inverno. Sì, l'ho detto prima, no? E qua inverno, poi passa il tempo, la Terra gira su se stessa, gira anche intorno al Sole, vedete l'asse rimane sempre inclinato uguale. Adesso noi abbiamo
il sole è qua, quindi mi servirebbe un altro banco, vabbè, non ce lo metto. Fammo finta, adesso il sole sta qui, mi seguite? Quindi, questo è, sono passati, siccome la Terra ha fatto un quarto di giro, sono passati 3 mesi, quindi dal 21 di giugno siamo arrivati al 21 di settembre, si chiama equinozio d'autunno, no? Vedremo, lo vedremo meglio dopo, che in questo giorno le ore di e di buio sono 12 e 12. Quindi è l'unico giorno dell'anno insieme all'altro equinozio dove luce e buio durano 12 ore ciascuno. Buongiorno. Dimmi. Ci devo niente a lei io venerdì? Sì, sei tra gli accompagnatori. E oggi devo chiamare per sicurezza. E ancora non so niente. E chi deve venire oltre? Io, te, amici, la Meccarelli lo sa, io, te, amici, Silvana, non mi ricordo. E dopo Dario? E quanti saremo? Non mi ricordo, cioè l'osico, non mi ricordo, bisogna chiedere a Meccarelli, dai, adesso non mi ricordo. Va bene, e dicevo che equinozio di autunno, 21 settembre, e poi equinozio del qua di primavera 21 marzo sono gli unici 2 giorni dell'anno che giorno e notte di buio sono 12 ore ciascuno. Allora siamo arrivati al 21 di settembre, altri 3 mesi, arriviamo al 21 dicembre, si chiama solstizio d'inverno. Vedete l'asse terrestre, non l'ho toccato, è sempre inclinato così, il sole sta qua, i raggi del sole stavolta vedete che beccano bene l'emisfero sud, l'equatore sta qua, beccano l'emisfero sud, e invece all'emisfero nord arrivano molto inclinati, perché l'Europa sta qui, qui c'è l'Italia, vedete i raggi del sole, arrivano molto radenti alla superficie. Questo è uno dei due motivi per cui da noi è inverno, ed è qua estate. Inverno vuol dire... Quindi adesso nasce che estate? No, dipende, sì, se sta di quale Africa, mezza sta sopra e mezza sta sotto l'equatore. Quella sotto l'equatore adesso è in estate. Ma uguale. Però in Africa arriva comunque sempre abbastanza. Esatto, arriva sempre abbastanza, sì. E dicevo, come so le ore del giorno, cioè il dì e la notte? Allora il dì stavolta dura di meno, magari se prima era 21 giugno, sì. 16 e 8, adesso è 8 e 16, 8 ore del dì e 16 ore del buio. Benissimo. Che volevo dire un'altra cosa sulle stagioni, quindi capite che le stagioni non c'entra niente con la Terra più vicina e più lontana al Sole, non c'entra assolutamente niente, perché la distanza Terra-Sole è praticamente non varia, insomma tra 149 milioni di chilometri e 151 milioni di chilometri è uguale, cioè cambia niente, cioè quasi niente, quindi non è la distanza ma è l'inclinazione dell'asse terrestre. Un'altra cosa che vi dico sul movimento del apparente del cielo, è che di giorno noi il cielo non lo vediamo, cioè non vediamo le stelle, vediamo il cielo ma non vediamo le stelle, invece di notte noi vediamo le stelle e diciamo la regione di cielo che noi osserviamo di notte cambia nel corso dell'anno. Perché? Perché adesso abbiamo detto che è il 21 di giugno, perché qui c'è il sole, da noi è estate, 21 giugno. In questo momento è mezzogiorno, perché? Perché l'Italia sta qui e sta guardando dalla parte del Sole. Poi passa 12 ore, la Terra gira su se stessa, gira anche un pochetto intorno al Sole, fa anche un pochetto così, ma poco, dopo vediamo quanto poco, e arriva mezzanotte, la Terra sta qua, giusto? Quindi adesso è mezzanotte del 21 giugno. La Terra sta qui e noi... Questa è la parte illuminata, da noi è notte, è mezzanotte, siamo esattamente dalla parte opposta al Sole e vediamo quella zona di cielo lì. Cioè noi vediamo il cielo lì, magari lì che vediamo il 21 giugno, che c'è prima del cancro, cioè quale segno zodiacale, io non li so. Gemelli, adesso vediamo lì ci sta i gemelli. Poi passa un po' di giorni, la Terra continua a girare intorno al Sole, arriva qui, vede, sparisce. No, ha fatto un mese di più, per esempio, intanto ha girato su se stessa, ora è mezzogiorno, vedete la Terra guarda il Sole, mezzogiorno, ora è mezzanotte, l'asse terrestre non lo devo toccare, mezzanotte, e adesso vediamo quella zona di cielo, non è più la stessa di prima, perché mentre la Terra gira, prima vede lì di notte, poi vede lì, poi vede lì, quindi notte dopo notte la Terra guarda sempre zone di cielo diverse. Fate finta che io sono la Terra,
giro intorno al sole, adesso è mezzogiorno, adesso è mezzanotte, io guardo lì, poi continuo a girare, dopo un po' di mesi, mezzanotte, io guardo là, poi guardo là, quindi passo, che so, Capricorno, adesso le dico a caso perché non le so, Sagittario, Acquario, Pesci, ogni mese io guardo zone diverse di cielo, mi capite? Queste sono le costellazioni dello zodiaco. Bene. Benissimo. Che altro c'è da dire del moto annuale? Penso le cose principali. Veramente passiamo al moto giornaliero. Ho detto tutto più o meno, sì. Allora, moto giornaliero. Per capire il moto giornaliero, voi immaginate di stare in Italia d'estate, facciamo d'estate, ok? Allora adesso io faccio, cambio un attimo le cose per didatticamente, penso che sia meglio, metto il sole là, quindi il sole lo metto là, e se è estate io devo mettere l'asse terrestre inclinato per così, in modo che l'emisfero nord è colpito dal sole, quindi l'emisfero nord, siamo al 21 giugno, l'emisfero nord illumina questa zona qua. Benissimo, qui c'è l'Italia, voi non lo potete vedere, sta qua, c'è l'Italia, adesso è mezzogiorno, ora è mezzanotte, l'Italia la metto qui, è mezzanotte, ok? Adesso io vi chiedo, questo è un po', diventa un po' complicato il discorso, vi chiedo, ditemi quando voi questo dito mio non lo vedete più, in quale momento non vedete più il mio dito, da lì, ecco, adesso lo vedete. Magari ora già non lo vedete più. Ecco. Che vuol dire? Vuol dire che adesso uno che abita qui non vede voi, vede il sole che sta là. Cioè, mi spiego meglio. Adesso è mezzanotte, esatto, mezzanotte, l'una, le due, le tre, magari alle tre del mattino, alle quattro, diciamo, alle tre, le quattro. Io già vedo là, vedo il sole. Vedete? Vedo il sole. E poi, sono le cinque, le sei, qui è mezzogiorno. L'una, le due del pomeriggio, le tre, le quattro, e continuo a vedere il sole, ditemi fino a che vedete, quando vedete il dito, magari adesso io continuo a vedere il sole fino a questo momento, quindi io l'alba ce l'ho avuta prima dei 90 gradi, cioè mi spiego meglio, no? Qui è mezzanotte, l'alba non si è avuta dopo un quarto di giro, cioè alle 6 di mattina, un quarto di giro sono 6 ore, 24 ore al giorno, quindi non ho dovuto aspettare 6 ore, ne ho dovuto aspettare 4, quindi vedete che il giorno, il dì, dura più ore perché l'alba è avvenuta prima dei 90 gradi, prima di un quarto di rotazione, invece le 6 ore sono bastate 4 ore, quindi l'alba è avvenuta presto. Il tramonto lo stesso non avviene a tre quarti del giro, quando l'Italia si... ma avviene un po' dopo, proprio perché l'inclinazione dell'asse così è favorevole affinché le ore di luce che colpiscono la parte nord sia più lunga, quindi insomma più luce, più ore di luce grazie all'inclinazione favorevole dell'asse che è inclinato verso il sole, quindi ecco perché il giorno dura di più, perché l'alba viene prima delle 6 e il tramonto avviene dopo le 18, che ne so, avviene che so, alle 4 e tramonta alle 20, quindi so dalle 4 alle 20 sono 14 ore, famo dalle 3 alle 21 per esempio, proprio esageriamo, sorge alle 3, tramonta alle 21, ci sono state quante ore? 21, 3 e troppe, io volevo fare l'esempio con 16, per far 16 devo fare dalle 4 alle 20, giusto? Sì, ma famo 4 e 20. Alle 4 sorge il sole, alba alle 4, 20 tramonto, sono 16 ore del giorno, mi capite? Martina, mi capisci? No. Dalle 4 alle 20 sono 16 ore. La notte invece dura dalle 20 alle 4, sono 6 ore. Contando anche la luce del tramonto va fino alle 9. Sì, sì, adesso quella vabbè la abbiamo, sì. Però diciamo che 4, 20, luce, 20, 4, sono 6 ore del buio. Capito? Ecco perché... dura di più perché l'asse terrestre è inclinato verso il sole, quindi l'alba viene prima, non devo aspettare tutte queste ore, non devo aspettare un quarto di giro, dove sta l'Italia, sta qui, non devo aspettare un quarto di giro ma aspetto soltanto di meno. Benissimo, e dove sorge il sole? Io sto in Italia, questo so io,
Questo è il naso mio, la punta del pennello, qui il pennarello, vedete, io guardo qua, sto messo verticale sull'Italia, sto in piedi, e in questo momento sorge il sole, io no, giro insieme al mappamondo, il sole io lo vedo dalla mia destra, cioè il sole mi sorge a destra, vedete, io sinistra, sto qua, no, mi sorge a est, a est, alla sinistra. Mia, sinistra. No, mi sorge a destra mia, no. No, a sinistra, prof. No, perché se io giro così, a sinistra. Allora io adesso è mezzanotte. Giro, a un certo punto vedo il sole. È a sinistra. Sì, no, aspetta, però deve essere 3 minuti. No, che poi sarebbe a sinistra. Allora, però io so che mi deve sorgere est, quindi deve sorgere est. No, io lo vedo però sorgere sull'Adriatico. Sì. Però l'Adriatico in confronto all'Italia sta a sinistra. Alla sua sinistra è l'Italia. Cioè l'Italia. Allora, io sto in Italia, no? L'Adriatico sta a destra. No, dipende da dove vivi, se tu guardi così. Oh, secondo il nord e il sud, l'Italia sta a sinistra. Allora io da nord a sud il mare Adriatico. No, no, ma tu devi guardare sempre a nord. Tu devi guardare sempre rivolto al nord. Io guardo a nord, adesso è mezzanotte, no? Ah, qui io ho il mare Adriatico, questa è l'Italia, questo è il mare Adriatico, no? Io giro a un certo punto, quando io vedo il sole mi scappa fuori da qui, infatti dove sorge sull'Adriatico, sorge a Cittanò, se io vado a Cittanò vedo l'alba, quindi ecco perché la Terra gira in questo senso e quindi il primo posto che vede il sole è la costa est dell'Italia, quindi da qui il sole sorge a est, dice ma proprio esattamente a est, no! Perché siamo il 21 giugno, è il giorno più lungo dell'anno, il solstizio d'estate, e il sole non sorge esattamente a est, perché sorge prima, sorge in realtà a sud-est, cioè al nord-est, sorge là, il sole sorge là, non perfettamente a est, ma d'estate sorge a nord-est, lì, dopodiché il sole sale nel cielo, intanto che la Terra gira, va verso mezzogiorno, questa è l'Italia, quindi adesso io vado verso mezzogiorno, a mezzogiorno il sole dice allora sta sulle nostre teste in verticale, no, il sole sta sempre a sud, adesso ve lo farò vedere che sta sempre a sud, ve lo faccio vedere venendo dietro qua mi metto qui, guardate, non gli fa niente, lo vuoi allontanare, poi lo metti, allontana, allora perché dico che sta a sud, guardate, questa è l'Italia, questo è l'omino, questo so io, vedete? Io sto in verticale, messo qui. I raggi del sole, il sole abbiamo detto sta là, arrivano così. Quindi vedete che arrivano dalle mie spalle. Cioè io, la mia testa punta qua, ma il sole è più dietro, non mi arriva così. Se mi arrivasse così, il sole sarebbe esattamente a 90 gradi sulla testa mia. Cioè sarebbe su quello che si chiama lo zenith locale, cioè il nord... la verticale locale, invece il sole non arriva così, arriva così, quindi mi arriva un po' da dietro le spalle, quindi vuol dire che il sole sta a sud, quando io lo guardo, lì c'è solo una scelta, guardo a nord, il sole a mezzogiorno del 21 giugno non è qui, ma è dietro a me, mi viene dalle spalle e sta lì, e si chiama la culminazione è a mezzogiorno tutti i giorni, cioè ogni giorno allora esatto a mezzogiorno il sole è nel punto più alto del cielo, si chiama culminazione, punto più alto che raggiunge il sole ogni giorno, e dove si trova? A sud, si trova a sud, abbastanza vicino alla verticale, 23 gradi di differenza. Perché dico 23 gradi? Perché se voi andate a fare questo, quell'angolo che vi ho mostrato poco fa, questo, se voi andate a vedere l'angolo tra l'omino che sta sulla Terra e la direzione del sole, fa 23 gradi, questo angolo qui è 23 gradi, è come l'angolo tra l'asse terrestre e la verticale. Bene, quindi il sole culmina sempre a sud, d'estate molto alto, quasi verticale, a 23 gradi e mezzo circa. Quindi riassumendo, che percorso fa il sole nel corso di un giorno? Adesso stiamo parlando del moto apparente del sole in un giorno. Che moto fa? Nasce lì, 21 giugno, nasce in nord-est, sale, va verso sud, culmina a sud, e poi l'arco finisce a nord-ovest e tramonta là. Quindi fa un arco che nasce a nord-est, culmina a sud e finisce a nord-ovest. Ok?
Avete capito? Parte da qui, fa un arco sud, culmina a sud e va a morire. Invece il 21 dicembre, che è il giorno più corto dell'anno, vediamo che succede. È come se io lasciassi il sole lì da voi e il rovescio l'asse terrestre. Adesso da noi è inverno, infatti l'Italia sta qui, vedete che raggi del sole arrivano molto dettaglio, quindi adesso è inverno. Capito qual è l'escamotage che ho fatto per fare l'inverno? Non ho cambiato la posizione del sole, ho girato l'asse terrestre. Allora, vediamo adesso quando c'è l'alba. L'alba non sarà più alle 4 di mattina, ma sarà alle 8 di mattina. Infatti, questo è l'Italia, e io per vedere il sole, mentre prima già vedevo il sole dopo 4 ore, dalla mezzanotte, adesso io devo aspettare qui per vedere il sole, devo aspettare alle 8 di mattina, perché l'asse terrestre... No, ho sbagliato, devo fare così. Mi sbaglio? Se il sole è là, devo fare così. Sì. Devo fare così, ma non tracciato. No, perché il sole adesso l'ho messo là. Sto a fare casino questo sole, poi quando l'ho messo là come era prima. Adesso io per vedere il sole, vedete, non bastano 4 ore, perché 4 ore ancora lo vedo, ma manco 6 ore. Devo arrivare qui. Cioè, mi serve di aspettare per esempio 8 ore per vedere il sole, perché l'asse terrestre è inclinato in modo sfavorevole. Prima d'estate era inclinato verso il sole, adesso è inclinato indietro. Ok? Quindi io devo aspettare le 8 di mattina. Poi qui è mezzogiorno, perché l'Italia sta dalla parte del sole, e qui è il tramonto. Il tramonto non devo aspettare altre 6 ore dopo mezzogiorno, ma solo 4. Cioè io non devo aspettare tanto, già qui mi tramonta. Quindi l'alba è avvenuta alle ore 8, poi mezzogiorno, e poi alle 4 il tramonto. Cioè ci sono state 8 ore di luce e 16 di buio. Quindi ecco che d'inverno le ore di buio sono molte di più. L'angolo, adesso vediamo l'angolo, questa è l'Italia, vediamo l'angolo del sole a mezzogiorno, cioè durante, cioè il momento della culminazione. Allora, questa è l'Italia e questo so io che guardo a nord, vuol dire che sto guardando il polo nord, quindi questo so io in piedi. Il sole arriva da qua, così, perché il sole abbiamo detto è sta lì. Vedete che questo angolo è molto grande. Cioè, a differenza di prima, l'angolo era, prima era questa la situazione, prima l'angolo era molto più piccolo, tra, allora, dove sta l'Italia? Ecco, prima, voi non vedete perché siete di là, però questo è, l'angolo era molto più piccolo, era questo angolo qua prima, tra l'omino locale, che guarda il polo nord, era 23 gradi. Adesso l'angolo invece è molto più grande, perché? Perché l'asse terrestre è girato di là. Ora vi faccio vedere qual è quest'angolo. Questo è l'omino che sta in Italia, so io, e questo è l'angolo del sole. Ecco, vedete che è un angolo grande. Il sole sta sempre alla mia, dietro la mia schiena, cioè io, questo so io sto guardando il polo nord, questo qui è il naso mio, vedete, io guardo il polo nord e c'ho il sole dietro di me. Io guardo il polo nord e c'ho il sole dietro di me con un angolo che è il complementare dei 23 gradi. Cioè, se volete, 23 gradi non è più dallo zenith al sole, ma è dall'orizzonte al sole. Quindi il sole è basso sull'orizzonte. Adesso, rimettiamo il sole dietro, perché immaginate che io guardo il polo nord, quindi adesso di nuovo il sole è alle nostre spalle. Abbiamo detto che quando era d'estate il sole nasceva a nord-est, adesso nasce a sud-est, nasce là, quindi... Mentre prima il sole nasce e tramonta a nord-est e nord-ovest, adesso d'inverno nasce e tramonta a sud-est e sud-ovest. Nasce lì, fa un arco sempre verso sud, ma un arco basso. La culminazione avviene a soli 23 gradi sull'orizzonte. Mentre prima la culminazione era con il sole sempre a sud, ma alto nel cielo, adesso la culminazione è bassa. Quindi l'arco che fa il sole durante un giorno è più corto e più basso, perché non nasce più a nord-est intanto, ma nasce a sud-est. Poi fa un arco piccolo, rimane basso, a mezzogiorno nel punto più alto è comunque basso la culminazione, poi tramonta a sud-ovest. Quindi ecco perché anche per questo le ore del giorno sono poche, perché appunto l'arco è parte molto dietro e niente, fa un arco stretto, basso, e poi cala subito. E nel corso dell'anno, quindi, il punto dove si leva il sole e dove tramonta cambia.
nei due giorni che sono i due equinozi, 21 settembre e 21 marzo, il sole nasce esattamente a est e muore esattamente a ovest, cioè sono gli unici due giorni dell'anno che il sole nasce e tramonta esattamente. È l'orario dopo. Nasce e tramonta, ma non stai a far video? Sì, quello. Ah, sì. Ah, quello è il tuo. Ah, mi pareva il mio. Gli orari del giorno della notte. Ah, no, mi pareva che stavi a fare col mio. Quindi dicevo, no, va bene, va bene. Mi sembrava che stavi a fare un'altra cosa col telefono mio. No. Quindi gli unici due giorni dell'anno che il sole tramonta e sorge e tramonta esattamente a est e a ovest sono i due equinozi, 21 settembre e 21 marzo. Ci sono due cerchi particolari sulla Terra che sono i trofici e i circoli polari. Vediamo che senso hanno. Qui vi faccio anche il disegnetto. Allora, questa è la Terra, questa è la Terra, questo è l'asse terrestre inclinato di 23 gradi, così. Ok? Benissimo. Allora, l'equatore è questo. L'equatore è questo qua. Va bene? Ci siamo? Ora, il Sole, mettiamolo per esempio all'estrema destra o all'estrema sinistra. Perché? Perché se io metto il Sole all'estrema destra, il Sole lo faccio venire da qui, o lo metto all'estrema sinistra, che sto facendo mettendo il sole Martì a destra a sinistra, che sto facendo? Sei venuta pure nella registrazione Martì. Allora, se io metto il sole a destra, la parte illuminata maggiormente è l'emisfero nord, vedete che c'è l'equatore, e quindi vuol dire che è estate da noi, 21.6. Se io metto il sole a sinistra, la parte maggiormente illuminata è la parte sotto l'equatore, quindi l'emisfero sud, e quindi è il 21.12. Solstizio di estate, solstizio d'inverno. Qui è estate nell'emisfero sud della Terra. Allora esistono due luoghi particolari, due cerchi in realtà, due cerchi sulla superficie terrestre. Uno è questo, è dove i raggi del sole arrivano esattamente perpendicolari. Vedete che qui i raggi del sole arrivano perpendicolari. Questo cerchio qui che gira tutto intorno alla Terra, si chiama Tropico del Cancro. E del Capricorno. Dell'A c'è un altro cerchio dove i raggi del Sole pure arrivano perpendicolari alla superficie. Vedete, questa è la superficie, arrivano perpendicolari. Quest'altro cerchio qui si chiama il Tropico del Capricorno. Allora, se i raggi del Sole arrivano perpendicolari durante i due solstizi d'inverno e d'estate, vuol dire che lì il sole picchia forte. E infatti che c'è sta in corrispondenza dei tropici? Ci stanno i deserti. Adesso vi faccio vedere la Terra, qua lo metto qui così lo vedete meglio, l'asse inclinato così, il sole mettiamo per esempio che arriva da sinistra, dov'è che arriva perpendicolare? Andiamo a vedere, arriva perpendicolare qui, qui c'è infatti tracciata una linea tratteggiata che è il tropico del Cancro. Vedete che arriva perpendicolare, forse del libro non vedi, però arriva perpendicolare. E che cosa c'è sulla linea del tropico? C'è il deserto del Sahara, vedete, eccolo qui. Qui c'è la linea c'è passa il tropico del Cancro. C'è sta il deserto anche californiano, qui messicano, vedete, c'è questa zona qua. Il deserto sull'oceano. Il deserto sull'oceano. No, e c'è sta anche il deserto indiano, vedete che c'è sta sul tropico del Cancro, il deserto indiano. Quando il sole viene da qua, e allora siamo al 21 dicembre, è estate di sotto, quindi se andiamo a vedere quali sono i luoghi dove il sole arriva perpendicolare, troviamo il tropico del Capricorno, dove c'è qui un pezzo del deserto africano qui sotto, ma soprattutto c'è il deserto australiano. Vedete? Qui c'è il deserto australiano. Quindi, insomma, dove ci stanno i tropici, ci stanno anche i deserti. Perché? Perché il sole arriva perpendicolarmente e quindi riscalda di più. Ci stanno poi altri due cerchi, che sono i circoli polari. Allora, il sole arriva da qua, ci stanno delle zone della Terra che... meglio che faccio da quest'altra parte. Qui, ecco, ci stanno, così. Il sole arriva da qui, ci stanno delle zone della Terra... Quelle che stanno, queste qui insomma, queste regioni qui della superficie della Terra, che sono illuminate anche di notte. Qui adesso è mezzanotte,
perché il sole sta a destra, quindi ho rimesso il sole il 21 giugno, il sole a destra. Il sole illumina qui, ma illumina pure a mezzanotte, perché questa qui è la parte opposta rispetto alla direzione del sole, quindi stanno dei luoghi che sono illuminati anche a mezzanotte. E la stessa cosa è qua, qui il sole arriva da sinistra e vedete che oltre il polo sud, no? I raggi del sole riescono ad arrivare fino a qui. I raggi del sole riescono a illuminare tutta questa parte e quindi